Sono rimasti tutta la notte in un ospedale di Sofia in attesa di notizie i parenti dei pochi sopravvissuti al catastrofico incidente d'autobus che in Bulgaria ha ucciso almeno 46 persone che rientravano in Macedonia da un viaggio a Istanbul. L'ultimo bollettino parlava di 7 sopravvissuti, alcuni dei quali miracolosamente illesi, ma molti non sanno neppure se i loro cari siano vivi o morti. So solo che mio zio, un 49enne del villaggio di Dolno Kolizani, sta bene, in condizioni stabili, ha solo qualche graffio sul viso, ma non è niente, non è in pericolo. Per gli altri, mia zia e mio cugino, non abbiamo informazioni definitive, ma i medici ci dicono che se non sono qui è probabile siano morti sul luogo dell'incidente. Ancora da chiarire resta la causa del disastro. Le autorità bulgare dicono che l'autobus ha sbandato, finendo fuori dall'autostrada e sfondando per una cinquantina di metri il guardrail, ma non è ancora chiaro se il veicolo abbia preso fuoco prima o dopo l'incidente. Cordoglio è arrivato dal presidente bulgaro Rumen Radev. Siamo vicini ai nostri fratelli macedoni e piangiamo insieme questa tragedia. Speriamo che i sopravvissuti possano riprendersi rapidamente. Le vittime non sono state ancora ufficialmente identificate, ma è certo che tra loro ci sono 12 bambini e molti giovani tra i 20 e i 30 anni. Nel disastro, un uomo ha riferito di aver perso la sua intera famiglia.